partitina? Sì, sì, dai. Vai. E poi pensavi più la storia e tu ci guerre in generai e tu ci patera e gloria che fa cantai non scardinai. Però finché scampo avremo in del che la prima tusa che importava l'amor, la prima sgarzulina che un po' di ciapa in brace, guarda si in funta e pareva nanca vera, la poteva ves una pusetta per me, oppure una troietta, diamo in giro sui bastioni, e che lavare sempre stampata in funta al che, la prima tusa che te fa l'amore. Poi Tele, io non avrò magari studiato, sì che sei una persona che ha fatto le elementari, spiego un selec le tre adiche il demone lì, non capisco. Ecco, vedi, io non saprei dirtelo con esattezza perché l'ho intrasentito mentre sfogliavo qui il giornale, che sì, era una cosa, sì, ma... insomma, egli nella sua bassezza culturale, le alze e basta, sì, egli cerca di proporre dei concetti, sì, che in fondo, se da un punto di vista soggettivo, ecco, sì, diciamo, si ripropongono a noi come tali, sì, da un punto di vista oggettivo non si ripropongono più perché non si sa più che concetti sono. Chiaro? Sì, capisci una madocina? Insomma, egli canta una canzone, capito? Ho capito. Una canzone è fatta, come dire, di strofe. Ecco, le strofe sono fatte con le rime. Ecco, le rime sono un po' come una spiegazione perché sono intrinseche dal di dentro ed estrinseche dal di fuori. Seguite a capire una madocina. Insomma, egli ti va a dire in poche parole che tu, non potrai mai scordarti la prima donna che tu hai avuto. Cosa ci frega lui? Come cosa ci frega lui? Lui ci frega, perché? Perché tu magari ti sei dimenticato, come dice lui, sei dimenticato di tutto quello che hai studiato a scuola, ti sei dimenticato, che so io, dei generali, della storia, dei grandi condottieri, ti sei dimenticato dei personaggi, Ettore Fieramosca, cosa te ne frega dell'Ettore Fieramosca? Chi è che lì? Come si no? È uno che così, insomma, lo mettiamo là. Lo mettiamo da parte. Mentre invece ti deve ricordare di lei. Sì. Lei così bella, sì, lei che ha saputo scavare nel tuo cuoricino una caverna, una grotticella, nella quale grotticella tu ci hai costruito un praticello inglese. Nel cuoricino? Sì, nel quale praticello inglese tu ci hai costruito una casetta, magari a tre piani, con il balconcino. Sale Milano 5. Con le finestrelle, sì, con tutte quelle cose che ci sono lì, che poi... ci hai messo anche la cuccia del cagnolino sul davanti della cassetta. Dove no? La cassetta per le lettere proprio. Anche. Per la gente che ti scrive. A me. Capisci? Lei che ha saputo scavare questo tuo solco incredibile nel tuo cuore, lei non te la dimenticherai mai, 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 e poi mai. Eccoci. Dai, va, stufa. La Margherita e su più niente la Ninì, anche il negozio della Rita su no se le amo in via Turin. Però finché scampo che avremo del che la prima tusa che portava l'amor e fa anche un bel affari de se ricordi tu che dalla gioventù per una margherita e pute per vest in tapame un churum oppure in un pra come i cani e i barbù e che lavare sempre stampata in fronte al cœur la prima tusa che te fa l'amore. I te lo senti che continuo a offendere? Ma no, egli non ti offende! Sì! Egli cerca di estrinsecare attraverso questi versi, attraverso nel senso di tirare fuori attraverso questi versi, attraverso queste poesie meravigliose, una funzione meramente positiva, talmente omeopatica che neanche tu te ne rendi conto.
Insomma, cerca di capire. Egli dice delle cose talmente grandi che in questo momento non è neanche più un cantante. Ah no? Non è neanche più un cantastorie. Ah no? Egli assurge, diventa un poeta. Ah, sì. Un poeta ellenico. Omero, per esempio. Chi è? Un altro che conosci, no? Che schifo. È quello che ha scritto quella sulla guerra di Troia, insomma. Che è sempre una quepitana di Messi. È un concetto abbastanza fondamentale questo qui dell'Omero, perché l'Omero come Omero e come l'Omaso e la Bomaso, che tutti e due... Lascia il metodo lì anche a lui, Omero. Mettiamolo via da quella parte. Insomma, lui cerca a un certo punto di spiegarsi. Sì. Omero, in fondo, è un riportatore. È una spia! No. È un riportatore, egli ti riporta i versi antichi, te li traduce in una versificazione moderna e tu ti trovi di fronte a questa espressione mandibolare, a questa poesia piuttosto grottesca che si fa di te un qualcosa di farisaico, qualcosa di prosopopeico. È l'onomatopeia che si risveglia nella tua mente e a poco si riscuote in un equilibrio abbastanza univoco e altisonante. Ora, se tu parti da un punto di vista tuo, soggettivo... Partisci questa... dalla brava... No, dicevo, se tu parti nella spiegazione di questa canzone, tu trovi dei riferimenti abbastanza ipocondriaci. La canzone ha in sé per sé delle funzioni talmente buone, talmente dolci, che tu non te ne rendi perfino conto. Allora, questa donna sì. Che ha saputo scavarti sì. La proticella all'interno del cuoricino, sempre... dove tu ci hai messo questo poticello inglese, no? Magari con un po' di erba francese, se vuoi, non so. Un misto. Un misto. Con questa casettina, sì. Alla quale ci hai messo vicino un'altra casettina, a quattro piani. Ma più grande. Sì, più grande. Con davanti la cuccetta del cane. E poi ci hai messo anche la gabbia dei conigli. Sì. E poi ci hai messo anche la gabbia dei leoni. E poi ci hai messo anche la gabbia per le galline. E poi ci hai messo anche quella per le pantere. E allora diventa anche eroe il cuoricino, ti sei la fare le mani. Che metto manco il portale bronze e siamo a posto! No, ma io intendevo dirti che questa casetta, in fondo, per te rispecchia l'altisonanza della poesia poetica, tutto quello che tu ti sei dimenticato nella vita. Insomma, la canzone dice che tu ti puoi presentare a questa donna magari vestito come un barbone. Te lo dica e lo offendo? No, non ti offende, perché dopo il verso successivo dice che potresti anche andare vestito per bene. Ah, ecco. Non ha importanza l'abito. E il monaco? Ma cosa c'entra il monaco? Il monaco non vuol dire assolutamente niente. Il monaco ha una funzione oggettiva, bisogna metterlo là. Il monaco lo mettiamo là, una pigna di monaci, sì, gente, no. Che si mettono là in questa funzione. Invece tu, dai, abito, te lo devi rivestire all'interno del tuo cuore. Lui ha messo questa poesia di fronte alla faccia di questa donna, bellissima, bella, talmente bella che ti esulcera, che ti strappa fuori le viscere. È una copertura del cuore, capisci? È un abito nuovo dentro. Il vestito dell'anima. Il vestito dell'anima, bravo, ecco. E a poco tu, di fronte a questa donna, comincerai a dire che non te la dimenticherai mai, mai, mai e poi mai. Il tele.